Video recensione dedicata a Einstein allena la mente HD. Il titolo è di BBG Entertainment. In questo gioco potremo mettere alla prova il nostro cervello e allenarlo ogni giorno con tanti e utili esercizi. Menu principale, in basso a sinistra possiamo cambiare il profilo e rivedere i riconoscimenti. Qui troveremo il nostro profilo per creare un nuovo profilo e in basso per attivare o disattivare l'audio. Entriamo nel nostro profilo con il livello di abilità cerebrale e troveremo i due personaggi che ci accompagneranno in questa avventura. Sulla sinistra Albert Einstein, sulla destra Robbo, e ci spiegheranno nel minimo dettaglio sia i vari esercizi che tutto quello che concerne il titolo. Abbiamo la voce per l'aiuto, il test quotidiano, sulla destra la possibilità di votare il gioco, gli altri giochi della BBG e aprire l'elenco degli esercizi. Potremo fare sia un allenamento che la modalità multigiocatore. Infatti, parliamo innanzitutto degli esercizi. Sono previsti 30 esercizi creati appositamente per attivare il cervello. Sono previste ovviamente la modalità single player, ma anche la modalità a turni e una modalità multiplayer su uno stesso iPad. Ecco i vari esercizi. Entrando in un tipo di esercizio vedremo i sottomenu che ci dicono quale vogliamo andare a scegliere, con il punteggio massimo che abbiamo raggiunto. Ma adesso avviamo il test quotidiano e vediamo qualche esercizio insieme. Forme e colori, conta gli oggetti rossi, 2, conta gli oggetti rotondi, 1, conta gli oggetti triangolari e o gialli, triangolari sono 1 e gialli 2, conta gli oggetti rotondi e gialli, 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto. Conta gli oggetti saltellanti, saltellano in 2, 4, sono 6. Conta gli oggetti rettangolari e o gialli, 1, 2, 3, 4 e 5. Bene, vediamone qualcun altro per non fare sempre lo stesso. Poi, cliccando su Albert Einstein, ci farà vedere la nostra capacità cerebrale in base ai punteggi che abbiamo raggiunto. Poi l'abilità cerebrale, il calendario in base al tipo come siamo andati nei vari giorni e poi il tasto per il Game Center. In alto il nostro profilo con il livello a cui siamo arrivati con il punteggio. Vediamo un altro esercizio così per vediamo un po', facciamo logica. Morra cinese, ad esempio. Vinci questa versione speciale della morra cinese. Sconfiggi lo sconfitto. Lo sconfitto è il sasso o la carta. Lasciati sconfiggere dallo sconfitto. Lo sconfitto è la carta, quindi il sasso. Vincere contro alcun simbolo. Vediamo un po'. Perfetto, lasciati sconfiggere dal vincitore, qui vince carta e quindi noi rimettiamo sasso. Vediamone ancora un altro, facciamo ad esempio memoria. Cesto di frutta, ricorda il numero di frutte nel cesto. 1, 2, 3, 4, perfetto, 4. Ah, 2, una banana, 2, 3, 4, 5, 6, 5, perfetto, usciamo. Quindi che dire, Einstein allena la mente è sicuramente un titolo molto valido, tantissimi gli esercizi tra cui scegliere, informazioni scientifiche dettagliate per ogni esercizio,
statistiche complete e dettagliate, modalità a turni e anche una modalità multigiocatore su uno stesso iPad. L'interfaccia, come vedete, è molto semplice ed intuitiva e sicuramente è possibile giocarci sia dai giovani che dai meno giovani, ma anche con amici, ma anche in famiglia. Alla prossima!